Allora celebra oggi la Chiesa la festa di San Pietro Crisologo, nato nel 406 e deceduto nel 450 d.C. Nacque nella città di Imola, divenne diacono di questa città e poi diacono dell'arcivescovo di Ravenna. Egli è famoso per l'assiduità e l'eloquenza con cui predicava, e per questo gli è stato attribuito il soprannome di Crisologus, cioè colui che ha una parola d'oro. Benedetto XIII lo dichiarò dottore della Chiesa nel 1729. Il nome, come si è detto, deriva dal latino Petra, che vuol dire pietra, e traduce l'ebraico Kefas, che ugualmente significa pietra. Bene, la pietra, la roccia, è il luogo sul quale è necessario che noi costruiamo la nostra casa se vogliamo che questa sia più forte delle intemperie. E noi sappiamo che la vera pietra angolare, quella che consente la costruzione di ogni casa e di ogni vita, è il Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.